Io sono Mario Cadone, ho 87 anni e mi interesso ancora di queste cose della Sertiglia. Forse sarò il più anziano che si interessa di queste cose qui ad Oristano. Ma lo faccio con passione e diciamo così, con il cuore, perché mio nonno nel 1875 e nell'83 è stato maggiore del gremio dei contadini e lui faceva parte del gremio, perché prima, anticamente, il gremio era composto di contadini. Oggi non è più così, i contadini ce ne sono molto di meno e allora si viveva di agricoltura e di pastorizia ad Oristano, e i contadini si erano riuniti fra di loro e si aiutavano fra di loro come gremio. E così io, così per puro caso, mi sono trovato un elenco dove c'era il nome di mio nonno, e allora mi ha stimolato di più, perché prima io manco sapevo, non ricordavo, sapevo che la famiglia mia era di contadini, eccetera, però che avesse fatto parte del gremio non lo sapevo. Quando ho cominciato a frequentare il gremio, loro hanno un elenco dove c'è tutti quelli, i maggiori che hanno fatto il presidente del gremio dal 1700 fino ad oggi, diciamo così. E mi sono trovato con... E allora quello mi ha appassionato di più. E lo faccio con più passione, più come ricordo di mio nonno che... Per il resto insomma mi piace, sì, però non è che sia un fanatico della Sertiglia. Però queste cose le faccio con grande passione, lo faccio, perché lo so fare. Io sono un tecnico di macchine utensili, sono un tornitore. Io ho insegnato in una scuola professionale per 27 anni anche a dei ragazzi, in una scuola professionale. Così che di queste cose qui, per me è un gioco farle. Ed è stato un puro caso questo di essermi messo a fare queste cose qui, perché io ho un falegname che mi ha fatto tutti i lavori di questa casa qui, gli infissi, le porte, eccetera. E un giorno sono andato lì per un lavoro che mi serviva, e lui nel suo laboratorio in un angolo c'aveva questo stucco poggiato lì in una parete. E gli ho chiesto: che cos'è quello lì? Io frequentavo poco la Sertiglia allora. E lui mi ha detto: quello è su stucco dei contadini, quello che, della Sertiglia di Rita. E poi: non posso guardarlo? E va bene, guardalo. L'ho preso, l'ho guardato. Io l'ho guardato, l'ho fatto subito fotografia e l'ho fatto subito. E ho detto: tagliami un pezzo di legno che provo a farne uno. Mi ha tagliato un pezzo di legno. Sono venuto a casa, io ho il laboratorio a casa, e ne ho fatto uno. Gliel'ho portato, quando l'ho visto ha detto: adesso ne facciamo quattro per volta, due per te e due per me. E ce li faceva, lui me li verniciava, io li tornivo solamente la lavorazione. E allora facciamo così, facciamo quattro, lui me li verniciava, se ne prendeva due, lui, e così siamo andati avanti. Allora lì di gremio non se ne parlava neanche, noi li facevamo, li regalavamo, lui se la teneva a casa, io l'ho regalata a qualcuno, eccetera. Io però frequentavo Antonio Caso, e allora dopo qualche anno che le facevo queste cose qui, mi è venuto in mente: adesso lo proviamo a proporlo al gremio dei contadini, a vedere cosa dicono. E c'era presidente Tore Carta, io che lo conosco molto bene, gli ho detto: a Tore, così così, ho fatto degli stucchi, vieni a vedere, dare un giudizio, eccetera. Lui è venuto qui, come l'ha guardato, mi ha detto: quest'anno facciamo la Sertiglia con questo stucco, subito. E da lì sono partito, io sono una quindicina d'anni che adesso che lo faccio questo lavoro per il gremio. L'anno scorso il direttore del museo di Oristano, del museo, mi aveva parlato, mi aveva detto: ascolta, nel museo c'è uno spezzone di stucco del Settecento, ne possiamo fare una riproduzione? E poi noi portalo, vediamolo un po'. Lui l'ha portato, l'ho guardato, eccetera, va bene, lasciamo. E allora ne ho fatto due.